Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è braceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Nell'undicesima giornata di campionato, il Napoli penultimo sfida il Bologna che è quinto, di punti ne ha 16, e debacle azzurra contro un ottimo Bologna. I rossoblù segnano 6 gol al Kennedy. Il Napoli lotta nel primo tempo ma subisce 2 rigori. Nella ripresa i ragazzi di mister Polise svaniscono e cadono sotto i colpi di un gran Ravaglioli che firma un poker di Tordiglione e compagni. Napoli si schiera con un 3-4-2-1 con Petrone in porta, Esposito, Sequino e Gambardella in difesa, Stasi, Abisati, Borrelli e De Crescenzo al centrocampo e le due sottopunte, Parisi e De Chiara alle spalle di Raggioli. 4-3-1-2 per il Bologna, davanti al portiere Pessina ci sono Barbaro, Zilio, Soldà e Nesi, Lai, Gian e Gattor al centrocampo, Mazzaetti dietro Ravaglioli e Tordiglione. Dopo 5 minuti di Bologna molto propositivo, bel contropiede del Napoli, Stasi serve Raggioli che però si fa chiudere da Soldà. Minuto 11, rigore per il Bologna, sgambetto del numero 2 Sequino su Ravaglioli e sul dischetto si presenta lo stesso numero 9 che segna il suo primo gol, gol del vantaggio al minuto 11 per il Bologna. Minuto 15, ci prova ancora Ravaglioli dai 30 metri su punizione, si distende Petrone che para. Minuto 18, si vede il Napoli, buona punizione di Borrelli dal limite dell'area, Scodella al centro, non riescono ad arrivare né Abisati né Sequino per pochi istanti sul pallone. Minuto 20, è già raddoppio rosso-blu, gli ospiti vanno sullo 0-2 con Ravaglioli che stavolta va a segno con un sinistro dal limite dell'area. Minuto 23, gol del Napoli, accorciano le distanze degli azzurrini, assist di De Chiara per Parisi che a tu per tu con il portiere non può sbagliare. 2-1 e Napoli che si vede finalmente dopo 20 minuti in apnea. Napoli migliore anche grazie al cambio di modulo passato dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1, ma al trentesimo si fa vedere di nuovo ancora il Bologna con un lancio dalla tre quarti per Lai che con il sinistro di prima non riesce a trovare la porta. 34, bella azione bolognese, sponda di Mazzaetti per Ravaglioli, si allarga sulla destra, mette al centro per Tordiglione che non riesce a trovare la porta, rimessa dal fondo per gli azzurri. Minuto 38, ancora un'ottima occasione per il Bologna, splendida palla col contagiri dal cerchio di centrocampo di Gian Gattor, si trova tu per tu con Petrone che fa una gran parata con i piedi. 40, De Crescenzo a terra Tordiglione in area di rigore, per l'arbitro è calcio di rigore, molte proteste sugli spalti e dal dischetto si presenta ancora Ravaglioli che segna il gol del 3-1, sua tripletta personale. Primo tempo termina dunque dopo 2 minuti di recupero 3-1 per i felsinei. Nella ripresa il Napoli cambia subito due elementi, fuori Sequino, Abisati, dentro Ponticelli e Borriello. È proprio Borriello che al minuto 49, quarto della ripresa, dopo un lungo forcing azzurro, arriva il tiro, ma la difesa del Bologna respinge. Minuto 51, gran parata di Petrone sul numero 10, Tordiglione, tra i migliori assieme a Ravaglioli del Bologna, sventato solo momentaneamente il poker. Stesso Tordiglione si fa ancora vedere al minuto 55, altra occasione per il rossoblù. Dopo un'ora ancora un'occasione per il Bologna, cross dalla destra del solito Tordiglione, arriva Lai al volo che di sinistro prova a metterla in porta ma la palla è di poco al lato. Nella ripresa è solo Bologna, minuto 72 arriva il poker, Gattor si trova tu per tu con Petrone, il giocatore del Bologna scodella al centro e trova Ravaglioli per il gol del 4-1 e anche il quarto personale per il numero 9. Nel finale dilaga il Bologna, minuto 80 arriva il quinto gol, riesce finalmente a segnare un ottimo Tordiglione superando
Petrone poteva fare forse qualcosa in più su questa occasione. Arriva anche il sesto gol al minuto 83, partecipa anche Oliviero alla festa del gol bolognese Kennedy. Il match termina dopo 3 minuti di recupero, un gran Bologna fa fette il Napoli. Napoli nel primo tempo aveva più o meno tenuto botta, anche se i due rigori ovviamente avevano fatto cadere le aspettative dei napoletani verso il basso. Nella ripresa il Bologna nettamente superiore rispetto agli avversari.